Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, recita un proverbio. Credo che questo detto non si addica adeguatamente in una relazione di coppia. Voglio raccontarti la storia di due coniugi che in 60 anni di matrimonio avevano conosciuto raramente il litigio, condividendo ogni cosa senza segreto, eccetto uno. La moglie aveva una scatola. E quando si erano sposati aveva detto al marito che non avrebbe mai dovuto guardarvi dentro. Dopo tanti anni insieme arrivò il momento che il marito chiese finalmente se poteva sapere cosa la scatola contenesse. La moglie allora acconsentì. Il marito vi trovò 2 centrini e 25.000 dollari. Chiese allora cosa significavano e la moglie rispose: quando ci siamo sposati, mia madre mi disse che ogni volta che mi sarei arrabbiato con te o che ogni volta che avresti detto o fatto qualcosa che non mi piaceva, avrei dovuto fare un piccolo centrino e poi ne avrei dovuto parlare con te. Il marito si commosse fino alle lacrime, pensando e considerando che in 60 anni di matrimonio avesse dato fastidio a sua moglie soltanto 2 volte. Per fare 2 centrini. Era soddisfatto di se stesso, prese la moglie per mano e chiese: questo spiega i centrini, ma cosa sono i 25.000 dollari? La donna sorrise e rispose: questi sono i soldi che ho ricavato dalla vendita di tutti i centrini che ho fatto nel corso degli anni. Cosa voglio dirti? Che forse a volte le apparenze ingannano. Ma lasciamo da parte le apparenze e consideriamo che in una relazione ci possono essere dei dissidi, ci possono essere dei litigi, ma quello che non deve mai mancare è la fiducia l'uno dell'altro, e sono certo che questo renderà più forte e più stabile qualunque vincolo relazionale. Spero che questa parola oggi incoraggia a rafforzare la tua relazione di coppia. Dio ti benedica.